Quello, guarda. Allora siamo andati a... quando stavamo alle Marche, sempre il famoso ristorante della Quercia. Io pago, io pagato. Capite qual è il ristorante della Quercia? Sotto la piavola. Andiamo alle grotte di Frasassi a visitare le grotte con Tina. Io già c'ero stato 3-4 volte. Però giustamente sono da vedere, vale la pena di vedere. Andiamo lì, si mette lì, si entra in gruppo di 20-30 persone e comincia l'escursione con la guida che con la lampadina ti dice quella è la ventresca, quella è la salattina che sembra quella. Allora Dina si mette vicino alla guida, io mi metto un po' più dietro, a un certo punto mi capita una marchigiana vicino. Si è visto subito che si prestava al lavoro. Allora passiamo vicino a una stalattite che era una mezza metrata, ci faccio. Questa la settimana passata non ci stava. Batteria nuova. Questo mi guarda però non dice niente. Dice quasi una parola, mi guardava e fa. Vado più avanti. Ci stava una stalagmite che sarà stata 3-4 metri, questa l'ho fatta crescere 20 cm minimo. A un certo punto questo mi fa, ma tu stati davvero? E ho detto guarda, io ci accompagno le comitive tutte le settimane qua. Quindi io ci vengo sempre e vedo i cambiamenti, te lo sto a dire a te perché è una confidenza. Ma sei una persona seria, si vede. Allora, gli ho detto perché accompagni proprio le comitive tutte le settimane qui, quindi giustamente devono migliorare perché così la gente ci viene sempre. Perché se la grotta è sempre qui la gente non c'è più. A un certo punto c'è stava una stalattite, sarà stata larga 2 metri, una cosa impressionante, bella. Ci ho detto ecco, questa una settimana l'ho fatta crescere 2 metri. Quello faceva bianco, ma sono proprio bastardi, Ti premetto che Tina stava davanti, a un certo punto si mette davanti e fa perché si sentiva solo io che parlavo con chi. Quello mi si è messo a fianco 1 ora e mezza di giro dentro la grotta, sapevo più che inventarmi, cioè l'era cagnata tutta quella grotta. C'è Piangorco. A un certo punto finisce l'escursione, usciamo fuori e questo quando stiamo usciti che stavamo tutti nella galleria artificiale mi fa c'è Piangorco, non ci vengo più e non ci manno manco l'amici mia, ma fregate pure 12.000 lire per ci bastardi. No, le possante e tieni le... Oh, Dio.